Proseguiamo, chiamiamo lo shortcut. E boh, proseguiamo. Senza fare moltissimi fail, visto che sono sempre dietro l'angolo. Comunque sto notando dei punti abbastanza negativi, non legati al gioco in sé, cioè sì, legati al gioco ovviamente in sé, però non più sulla storia o su come su vari elementi, ma più che altro nella telecamera. E direte, beh, che è un Souls, quindi trovami un Dark Souls che la telecamera sia bella. Però ha un problema molto grave che è molto fastidioso. Qui bisogna stare attenti, perché avendo una spada da fuoco rischio di farmi saltare, perché quelli sono barili infuocati. Quindi noi andiamo con dove è il suo cugino? Venga qui. Fatto. Allora, qui sotto c'è un mercante, ma in questo momento proseguiamo perché non ce ne frega assolutamente una beata minchia. Stavo dicendo, è un problema molto molto fastidioso che mi ha portato a fare dei fail anche abbastanza fastidiosi. E quando hai a che fare con un boss di un certo livello, proprio ciccioni, grossi, e perdi il lock. Cioè, magari lui parte e fa un salto alto o un spostamento velocissimo, perdi il lock. E nel momento in cui perdi il lock, magari il boss sta facendo una combo devastante, non so, tipo salto carpiato con spada infuocata a 1000 milioni di joule. Che cazzo sto dicendo non si sa, ma spero che abbiate capito cosa intendo. Mamma mia, stavo cadendo giù come un pirla. E quindi perdi il lock, poi il lock è il... vabbè, insomma, sapete cos'è il lock. E basta, quindi il personaggio va alla cazzo e quindi muori, sistematicamente muori. E il problema è che il lock lo perdi molto facilmente anche se sei distante. Cioè, molto probabilmente più avanti lo vedremo. E non so se sia una cosa che capita a me o perché sono pirla io, perché non so giocare o cosa. Ma... appunto questo lock, a capirsi, questo qua, non ho dato una botta al microfono, devastante, e appunto si perde questo cazzissimo di lock e ti fa fare dei fail mostruosi, anche abbastanza brutti come fail, perché adesso non vorrei fare dei fail spoilerando. Cercherò di non fare lo spoilerone, possibilmente, anche se comunque chi guarda gameplay generalmente magari lo avete già finito, quindi sarete d'accordo con me, o comunque cercherò di non essere così tanto esplicito. C'è un boss in particolare dove che c'è un NPC che ti dà una mano, ok? E più di una volta, insomma, due volte per verità, che ho cercato di dargli ma mio Dio, che cazzo è successo? Non ha fatto, perché? Scusate ragazzi, ma sì, hai ragione te. Oh mio Dio, scambio di colpi, ma tu sei più duro di me. Beviamo un Estus, ecco qui, scoperto. Mamma mia, non sono riuscito a dargli... Ma vaffanculo, muori! Oh. Madonna, quanto che sono tosti all'inizio questi. Poi li pappi a colazione come fossero i cereali. Su serio. Però all'inizio ti fanno proprio veramente... Boh, vabbè. Comunque stavo dicendo... appunto c'è questo boss fighting dove... c'è la possibilità di usufruire di un NPC
abbastanza simpatico, per capirsi, insomma, quindi chi ha orecchie più intendere intenda, gli altri in camper. Questa è brutta, ok, me ne rendo conto. Dove che appunto di tutte e due le volte che ho provato a fare questo boss mi è morto l'NPC, perché ho cercato di farlo morire per vedere cosa succedeva, in sostanza, cosa che e appunto tutte le due le volte quando che stavo per colpirlo, insomma, perdevo il lock e quindi partiva il colpo in punti X della mappa e sistematicamente bam, uccideva l'NPC. E sono incazzato come una belva, perché non, cazzo, io ci tenevo a quell'NPC che restasse vivo, e tutte e due le volte morto malamente, appunto perché perdevo il lock e non riuscivo a combattere come che si deve, insomma. Quindi comunque ditemi anche la vostra, che magari sto sbagliando io qualcosa, non so chi ha capito di che boss sto parlando, perché è palese, insomma, per chi lo ha fatto magari mi potrebbe anche dire la sua. Allora, qui facciamo le cose fatte con calma, perché rischiamo il fail. Dai, su, signori, uno alla volta, please. Ma no, bere l'est, so che non male non fa, però ok, uno alla volta, please. Tu venga, ogni tanto do delle botte enormi al microfono. Gira. Dai. Adesso facciamo fuori il cane, perché c'è un cane bastardo qui sotto che sta facendo la guardia alla chiave del mercante. Poi andremo ad aprirlo. Casomai finiremo proprio la puntata con il aprire al mercante, con tutti i short. Ah, mio Dio, ho fatto il fail, ho mollato, ho iniziato. Ah, mamma mia, questo è tosto, ragazzi. Ah, ce n'è andato. E sì, non credo che farò il boss, perché appunto credo già di aver sforato il limite tecnico, quindi avrò già fatto dei tagli, perché è lungo questo gioco. Per quanto io sappia cosa sto facendo, comunque è difficile stare dentro i 10 minuti, un quarto d'ora, senza far tagli e quant'altro, insomma. Qui su, giù, c'è nascosto la spada lunga, no, la spada normale di Astora, bellissima. Io tra l'altro mi sono fatto il personaggio a modi Solair, e non è male, non è per niente male questa spada. Dov'è? Eccola qui. Vabbè, questo qua è un piccolo segreto, perché tra l'altro si potrebbe anche perdere facilmente. Quindi sono due le cose: una fiaschetta Estus per quel ciccioculone. Ce la facciamo? Proviamo? La buttiamo? Vediamo cosa succede. Magari indeboliamolo tanto con le bombe, senza fare il fail di cadere giù. Visto che abbiamo... Oh mio Dio, che cazzo è questa cosa? Bastardo infame! Avete visto che cazzo ha fatto? Mi ha colpito dal sotto. Bastardone, proprio. Venga giù. Dovrebbe essere sufficiente per fargli un po' di danni. Via. Anche perché c'è un bastardello. Vediamo se riesco a farlo fuori così. Ok,
la parte più difficile è andata. Oh, good. Viva le bombe. Infatti appena posso ne comprerò una camionata, perché ti salvano veramente il culo le bombe. Oh, blastoc, scudi. Che scudo, che cazzo sto dicendo? È un stocco. Odiatissimi, ma almeno io li odio fuori dei sistemi, gli stocchi, soprattutto in PvP. Andiamo ad aprire lo shortcut. Siamo già arrivati qui. Wow. Questa parte la facciamo la prossima volta, però ragazzi, adesso apriamo lo shortcut in velocità. Andiamo ad salvare il mercante e poi chiudiamo. Ehi là, qua non mi ricordo più. No, è meglio fare il giro, magari lo faccio in velocità. Sì, lo faccio in velocità. Vado ad aprire lo shortcut, soprattutto perché rischiamo il fail. Casomai qui drop li prendiamo un'altra volta. Li prendiamo un'altra volta. Qui rushare potrebbe essere controproducente, quindi è meglio essere abbastanza prudenti. Ok, ho fatto un po' il codardo, ma ho veramente uno sputo di vita, quindi è meglio evitare di fare cazzate. Ah, era già giù il short. Beh, allora potevo anche fare una corsa, ma no, va bene così. Andiamo. Qui rischiamo il fail, però, ragazzi. Io direi di usare un osso di ritorno. Tanto non ci cambia assolutamente niente. Facciamo i tattici, no? Approfittiamo degli oggetti che possediamo. Allora, anche se si respawnano un po' di mostri, a noi ce ne sbatte Lucas, giusto? Anzi, tutto di guadagnato, perché così facciamo un po' di farming. Boh, ora facciamo fuori questo pagliaccetto. Ok, che ci dà i coltelli da lancio. Questo. E qua c'è suo cugino. Muori. Poi dobbiamo andare giù di qua. Questo è un gran bastardo, perché quando cerchi di rushare ti fa bestemmiare alla grande. Qui per il momento, finché non abbiamo la chiave, non si può andare, quindi proseguiamo di qua, facciamo le cose in molta velocità, perché questo ci sciotta con le bombe. Questo è bugato come al solito. Allora, se non ricordo male, c'è appunto un drop. Poi ragazzi, se vi accorgete che lascio oggetti importanti in giro, perché sono distratto, mi scriviate qui sotto, perché tutti i signor Brandy ritorno indietro. Allora, liberiamo il nostro carissimo amico. Ah, you're no jailer, are you? Oh, no. No, you're from far away. And judging by the bell, you must be some of that unkindled ash. Remarkable. If that's true, then I have a favor to ask.
Below the high wall is a musty little town. Not the home of any lord, just a very old settlement of undead. An old woman, Loretta, lives there. God. Please, give her this ring. Okay. I'm not asking for charity. In fact, if you do this for me, I'll be sure to repay you in kind. Sarà meglio. I may be a petty thief, but I've more wits than most royalty. What do you say then? Mm-hmm. Allora, ovviamente, gli diciamo di sì. Very well. I humbly place my faith in you. I am Grey Rat of the Undead Settlement, and I promise to assist you. Give this ring to old Loretta at the base of the high wall. Do your part and I'll do mine. Ok. E poi andremo a trovare Loretta. Allora, so che è da bastardi, e me ne rendo conto, perché chi conosce il gioco sa che qui avanti siamo praticamente arrivati al boss. Però il tempo è veramente è tiranno, e non voglio esagerare assolutamente, quindi io adesso andrei al santuario, o come cazzo si chiama, non mi ricordo più, no, santuario, vabbè, ecco, dove c'è il all'altare, ecco, vabbè, io lo chiamerò per sempre santuario, e andiamo a fare un piccolo livello e sistemiamo un po' di cose, poi ci salutiamo, la prossima volta magari continuiamo di là. No, adesso non mi interessa. Allora, questi non ci serve. Questo potrebbe servirmi per i Mimic. Questi qua... Vediamo un po' di cose. Ok, vediamo se riusciamo a potenziare un po' la nostra spada. Aumenta di Estus, perché ne avevamo trovata una, se vi ricordate. Quindi ora siamo a 6. Sì, riusciamo a fare spada di fuoco più 1. Beh, perfetta. Sì, proprio. E qui c'è il nostro carissimo ladruncolo. Oh, hello, you're back. And in one piece. Well, now it's time I do my part. Whatever trinket you need, speak up. Just don't ask me where I got them. Furbetto lui, eh. Allora, venderà tante belle cosette, soprattutto le frecce da fuoco, ma per il momento non ci serve, ma però le bombe sì. Eh no, aspetta. Prendiamo una cinquantina. Tanto più di 20 non se ne può portare via, se non ricordo male. Quindi una cinquantina, ok, che ci serve. Bye bye. E basta, per il momento è più sufficiente. Il restante dovremmo riuscire a fare qualche livello, teoricamente. Allora, sì, hai ragione, carissima. Allora, io porterei vitalità. Ah, solo un livello. Mi sono sputtanato tutte le anime. Vabbè. Ma non importa. Piuttosto di niente. È meglio il piuttosto, dici, no? Organizziamo un po' qui il nostro inventario. Anzi, questo lo mettiamo qui perché non si sa mai. Oddio, abbiamo anche queste anime da sfruttare, ma io le terrei per momenti che servono veramente. Buttiamo nell'inventario queste cose che servono soltanto a farci fare casino. Ok, bene, quindi
Ragazzi, spero che questa puntata vi sia piaciuta. Un bel like, un commento, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto per supportarmi. Ditemi la vostra, cosa state pensando di questo gioco e ci sentiamo alla prossima. Ciao a tutti e anche dal nostro carissimo Usvaldo!